si continua ad avere una visione del problema mafia e del problema criminalità organizzata sempre andando sul particolare, non pensando a progetti di lungo periodo, non pensando alle riforme che servono per velocizzare i processi, per far funzionare la giustizia, per dare risposta alla gente o per rendere più sicuro un territorio. Cioè, il fatto, se il ministro dice che sono più armi a Napoli, ci credo, ma già lo sapevamo. E quindi? Quali soluzioni propone? Quindi io, quali soluzioni propone? Ma azzerare la prima cosa, azzerare le riforme degli ultimi 3 anni sul pianeta giustizia e poi cominciare a sedersi e fare riforme che servono a velocizzare i processi, a far funzionare i tribunali e ad avere una visione organica di ciò che serve per avere un paese più sicuro e più libero. Quindi la riforma Nord da questo punto di vista per lei Ma potrebbe essere sufficiente? assolutamente no, perché la riforma Nordio è la conseguenza della riforma Cartabia, cioè è un unicum, è un continuo, cioè le riforme che stanno facendo oggi, la base è la riforma Cartabia.